Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Core adorabile di Gesù, dolce mia vita, nei miei presenti bisogni ricorro a te, affido alla tua potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà, tutte le sofferenze del mio cuore, ripetendo mille volte. O core sacratissimo, fonte di amore per i miei presenti bisogni, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come Come era era nel nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima unione con il Padre Celeste. Cuore amantissimo di Gesù, oceano di misericordia, ricorro a te per aiuto nelle mie presenti necessità, con pieno abbandono affido alla tua potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà, la tribolazione che mi opprime, ripetendo ancora mille volte. O cuore tenerissimo, unico mio tesoro, per i miei presenti bisogni, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel Nel principio, ora e principio, sempre, sempre, nei nei secoli secoli, dei nei secoli. secoli. Amen. Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima unione con il Padre Celeste. Cuore amorissimo Gesù, delizia di chi ti invoca. È la impotenza in cui mi trovo, ricorre a te, dolce conforto dei tribolati, affido alla tua potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà, tutte le mie pene, ripeto ancora mille volte. O cuore generosissimo, riposo unico di chi spera in te, per i miei presenti bisogni, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come Come era era nel nel principio, principio, ora e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima unione con il Padre Celeste. O Maria, mediatrice di tutte le grazie, una tua parola mi salverà delle mie presenti difficoltà. Di questa parola, o Madre di Misericordia, ottienimi la grazia del cuore di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso nell'ora della nell'ora della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ecco che si avvicina per noi questa festa, il cuore sacratissimo di Gesù. Questo cuore ci rivela quanto ci ama Dio e quanta compassione ha per noi che siamo sue creature. Gesù ci dice di andare da Lui, che è mite e umile di cuore, e troveremo ristoro. Visto che tutti noi continuiamo ad avere tribolazioni e sofferenze, di che ristoro si sta parlando? Il nostro ristoro non è non avere tribolazioni, ma sapere che quello che sto soffrendo, Gesù l'ha sofferto prima e più di me. Con questa consapevolezza guarderò ancora di più il suo cuore. E ci viene in aiuto anche Sant'Annibale, che abbiamo raffigurato qui insieme al cuore di Gesù nella nostra cappellina del villaggio del Fanciullo. E il nostro fondatore scriveva: ci vuol poco a comprendere quanto sia compassionevole il cuore di Gesù. E non fu egli sempre in contatto con la nostra misera umanità? Gesù Cristo non amò di stare in mezzo ai grandi, di prendere parte ai gaudi. Al contrario, egli stette in mezzo ai poveri, in mezzo ai tribolati. E come si inteneriva quel cuore divino alla vista delle loro miserie. E più avanti Sant'Annibale scrive:
Quale esperienza amara e terribile non ebbe mai Gesù Cristo di tutti i nostri dolori? Ditemi una sola pena che egli non abbia sofferto. La povertà, egli la sofferse sin dalla nascita. La fame e la sete, le sofferse in tutta la sua vita mortale fin sul Calvario, le persecuzioni. Ed egli fu sempre perseguitato. Le malattie, egli fu l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Ecco, allora, alla luce di quello che Sant'Annibale scrive sul cuore di Gesù, possiamo comprendere che quello che lui ha sofferto, e lo ha sofferto non solo in quantità, ma anche in qualità, è una sofferenza grandissima, molto profonda, ci dà sollievo nelle nostre sofferenze. E alla luce di questo ringraziamo il Signore, ringraziamo Dio di averci dato Gesù, di averci dato un cuore così compassionevole. Buona giornata. Consacrazione della comunità parrocchiale di Miglionico al Sacro Cuore di Gesù. Prostrati davanti al tuo sacramento di amore, o Gesù, noi adoriamo, lodiamo, amiamo il tuo cuore santissimo, sostanzialmente unito al Verbo di Dio. Benediciamo e ringraziamo il tuo cuore, dalla cui pienezza abbiamo ricevuto ogni bene. O cuore del Figlio di Dio, cuore degno di adorazione, cuore ferito per i nostri peccati, a te noi vogliamo consacrare noi stessi e la nostra comunità parrocchiale, con tutti i singoli membri che lo compongono. In particolare, consacriamo le famiglie della nostra parrocchia perché diventino vere chiese domestiche dove tu sia il centro e la sorgente di unità. Ti consacriamo i fanciulli, i giovani, perché non si smarriscano lontani da te, ma crescano nella fede e nelle virtù cristiane. Ti consacriamo gli ammalati, perché non cadano nello scoraggiamento o nella disperazione, ma sappiano offrire le loro sofferenze come sacrificio di espiazione, di salvezza per sé e per tutti. Ti consacriamo le persone anziane e sole perché trovino sollievo e conforto nel tuo amore, aprano il cuore alla speranza gioiosa che le attende. Ti consacriamo le nostre associazioni, i gruppi impegnati e tutte le nostre attività perché fioriscono, diano frutti di testimonianza cristiana. Da parte nostra ti promettiamo che ci sforzeremo di rendere simili il nostro cuore al tuo, la purezza e nell'amore, elevandoci sempre più delle cose terrene. Scenda su di noi, o Signore, la tua benedizione, perché ci sia luce nell'ora del dubbio, sostegno nella prova e conforto nel momento della morte. Amen.